Prima Fila Magazine. Oggi andiamo in provincia di Bologna e per la precisione al parco di Villa Ronchi, che si trova a Bolognina di Crevalcore, per un'iniziativa di cui abbiamo già parlato, Tre Teatri per Te, versione estiva, diciamo così, 2021. Giovedì 8 luglio alle ore 21 c'è un appuntamento molto interessante. Già il titolo farà venire un po' di nostalgia, secondo me, a molti di noi che hanno letto o per piacere o anche a scuola, perché vengono molto utilizzate a scuola, soprattutto alle elementari, i testi di Gianni Rodari, Le favole al telefono. La regia è di Peppe Servillo, che è sul palco insieme a Jeff Wesley. Benvenuto. Grazie. Wesley, lei è un musicista molto importante, ha lavorato anche molto in Italia. Lei è londinese, se non erro. D'origine, sì. Ha lavorato molto con il nostro paese, perché lei, a parte grandi artisti internazionali con cui lei ha lavorato, ne cito qualcuno così tanto per fare un accenno: Peter Gabriel, Phil Collins, Andrew Lloyd Webber, Hans Zimmer, che è un autore di colonne sonore importantissime, Henry Mancini, altro autore, lei stesso è un autore di colonne sonore importanti. E poi in Italia ha lavorato con Lucio Battisti, Baglioni, Renato Zero, Cocciante, quindi direi che il suo background musicale è molto ampio, molto vario e anche molto legato al nostro paese. Questa volta sul palcoscenico con Peppe Servillo per una vostra versione musicale, in qualche modo, delle favole al telefono di Gianni Rodari. Ma certo. Certo, è un piacere, ma questo progetto è nato perché io e Peppe, che conosciamo da qualche anno, abbiamo ogni tanto detto che sarebbe bello fare un progetto assieme. La domanda era sempre: ma cosa? Un giorno, 18 mesi fa, eravamo, mi ricordo, fuori c'era un diluvio mostruoso, eravamo in un caffè bar su Monteverde e abbiamo cercato di nuovo di precisare quale può essere questo progetto, e dopo un mezz'ora di discutere ha proposto lui, ha detto: favole di Gianni Rodari, a me questo non significa niente perché io sono cresciuto in Inghilterra, dove non leggiamo Gianni Rodari, purtroppo. E quindi sono andato alla libreria e ho acquistato una copia di Favola al telefono e ho cominciato a leggere. È veramente un mondo meraviglioso, mi ha aperto su queste bellissime favole che subito mi hanno ispirato per mettermi al pianoforte, iniziare a inventare musica per sostenere la recita, che questa è l'idea, che è un po' come Pierino e il Lupo, dove c'è la musica sottofondo, che la musica ogni tanto diventa protagonista, e Pepe che fa la voce narrante. Quindi il progetto si è nato e sviluppato così. Ma le favole sono veramente favolose e secondo me si può arricchire anche di più con l'aggiunta della musica, perché si può sottolineare certe cose nella favola, dimostrare musicalmente l'ambiente, sono le parole, sono le favole che dicono a me quale musica scrivere, e quindi è una cosa per me molto istintiva, ma un lavoro, un piacere enorme, devo dire. E Peppe come voce narrante è favoloso, è un attore molto molto forte, molto accattivante. Sono molto contento col progetto e speriamo che facciamo tantissime altre repliche. Le volevo chiedere, Mr. Wesley, c'è tra le favole che ha letto di Rodari una sua preferita? La mia preferita è Passeggiata di un distratto. È una storia così tenere, così dolce, pieno di amore per questo ragazzino che è così tanto distratto che quando fa passeggiata torna a casa senza un braccio, senza una gamba, senza orecchie, e la gente del paese che lo amano così tanto raccolgono questi pezzi del corpo che lui ha lasciato qui e qua, e lui portano a sua mamma, che
quando lui torna a casa, lei rimette tutto a posto. È una storia che veramente riscalda il cuore, è piena di gioia, di amore e di tenerezza, e questo per sicuro è la mia preferita. Lei è distratto? Sono io distratto. Spero di no, spero che ho ancora due gambe, due braccia. Allora, l'appuntamento con Favole al telefono con Peppe Servillo e Jeff Wesley è a Bolognina di Crevalcore il giovedì 8 luglio, ore 21. Grazie a Jeff Wesley per essere stato con noi. Grazie a voi.